Ragazzi, eccoci qui per un nuovo video. Oggi siamo con una Opel Corsa 1300 CDTi diesel, chiaramente del 2012, anno di immatricolazione. Però ecco, è un'operazione che si fa in tante macchine, quella che andremo a vedere oggi, perché praticamente parliamo proprio del filtro antiparticolato. Intanto sigla. Eccoci, allora oggi andiamo a vedere, andiamo ad affrontare proprio il problema filtro antiparticolato. Succede che a questa macchina spesso e volentieri, perché la persona che la utilizza sta in un piccolo paesino e percorre 2, 3, 4 km al giorno, quindi la macchina non va mai in un viaggio, diciamo molto, ma molto raramente fa un viaggio lungo, quindi automaticamente il filtro antiparticolato non riesce a rigenerarsi. Oggi andiamo a vedere come fare una rigenerazione forzata, passatemi il termine, proprio ecco, con una velocità precisa, con un cambio, una marcia inserita precisa, e per circa 8-10 km, ok? Così facendo noi andiamo a rigenerare una percentuale del filtro antiparticolato, perché che succede? La persona che possiede la macchina effettua questa operazione, ma a distanza di un mese, due o tre, essendo che la macchina non, come dicevo prima, non viaggia spesso, si ritrova col filtro antiparticolato sempre intasato. Allora, per prima cosa che dobbiamo andare a fare, inseriamo la terza marcia, ok, e manteniamo la velocità costante, che okay, anche inserendo magari se avete il cruise control, ok, in terza marcia, e andiamo circa 80 km all'ora, circa 8-10 km. La macchina dopo un po' sentirete se il filtro antiparticolato farà questa sua procedura di rigenerazione. Sentirete pure puzza di bruciato, ma è tutto normale, ragazzi, e sono le sporcizie che vanno a bruciarsi all'interno del FAP. Quindi teniamo la velocità costante, come vedete qua siamo a 80 all'ora di terza la marcia. Ok, anche se la macchina dice cambia, quindi shift, in mostra la freccia in su, però noi continuiamo, proseguiamo in questa velocità. Infatti sento una puzza di bruciato, ragazzi. E poi un'altra cosa, ho preso questa macchina oggi proprio per fare questa operazione. E la cosa che vi posso dire, la macchina, oltre alla spia, perché l'Opel accende la spia delle candelette, per capirci, quella fatta a resistenza, ok, per indicare anche l'anomalia nel filtro antiparticolato, quindi sia la spia, se vi si accende tante volte in questa macchina, quindi l'Opel serie D 1300 CDTi del 2012, oltre ad essere accendere questa spia, che ecco è quella delle candelette, la macchina si ingolfa, quindi ha dei problemi proprio nelle ripartenze. Adesso schiacciavo l'acceleratore anche di terza, di quarta, la macchina invece di accelerare aveva dei vuoti, quindi perdeva i colpi. Ora continuiamo ancora un po'. Importante non esagerare con i giri del motore, di non andare oltre ai 2500-3000 giri di terza, perché veramente comunque è un motore piccolo e una marcia bassa insomma ne soffre. Andiamo avanti per così, come dicevo prima, per circa abbiamo percorso fino ad ora 1,5 km,
continuiamo. Ci vuole un po' di pazienza, però è un'operazione che vale la pena fare. Andiamo avanti. Io continuo a sentire l'odore di bruciato all'interno dell'auto e vorrei proprio vedere, dopo, una volta conclusa l'operazione, vorrei vedere la differenza dell'auto, la differenza comportamentale dell'auto, capire un attimo se schiaccio il pedale in terza mi dà il vuoto oppure accelera, perché anche le partenze dalla prima alla seconda veramente faticose. Quindi un'auto che appena presa veramente era scattante, prima, seconda, certo è sempre un'auto con 75 cavalli, 1.300 diesel, però era molto più scattante rispetto ad ora, che ha questo problema che si ripresenta in continuazione, che è il FAP. Continuiamo ancora. Abbiamo percorso circa 3-4 km. Ok. Andiamo avanti così, con un po' di pazienza. Ma dopo libererete l'auto, quindi avrete l'auto sicuramente 50-60% più scattante rispetto ad ora, con il filtro intasato. Siamo ancora qui. Chiaramente per fare questa operazione avrete bisogno di una strada abbastanza dritta, lunga, percorribile tranquillamente, con una velocità costante, chiaramente non esagerata, entro i limiti, perché siamo esattamente a 80 all'ora, dove il limite appunto è 90, quindi è un'operazione molto facile da poter effettuare. Non si corre nessun rischio, fate solo del bene alla vostra auto. Ci siamo quasi, abbiamo percorso circa 7 km. Eccoci ragazzi, dopo aver percorso circa 10 km in terza marcia, con la velocità di 80 km orari, 3000 giri motore, la macchina ora è molto, ma molto più libera, perché il FAP si è rigenerato. Infatti ho sentito in continuazione odore di bruciato per i residui appunto all'interno del FAP che si stavano rigenerando, si stava smaltendo appunto, e la macchina è veramente libera ora, c'è una netta differenza rispetto a prima. Scattante, quindi come è giusto che sia. Bene, qualora il video vi sia stato utile, mettete un like, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento e vi risponderò molto volentieri per qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati nei prossimi video. Un saluto a tutti, Adrenalinaz, ciao!